Generalmente per un corretto stile di vita gli adolescenti necessitano tra le 8 e le 10 ore di sonno, ma la privazione del sonno sempre più frequente tra i giovani a lungo andare diventa devastante. Tra le cause principali l'uso spropositato degli smartphone e dei computer che, insieme ad altri tipi di dipendenze, possono provocare atti di violenza, di autolesionismo per arrivare addirittura ai suicidi, che può sembrare un paradosso, ma purtroppo è la realtà. Ne ha parlato il professor Giovanni Biggio, psicofarmacologo intervenuto al corso organizzato dall'Associazione Potenziamenti tenutosi a Cosenza proprio sui rischi generati tra gli adolescenti sull'uso eccessivo dei social, degli smartphone e dei disturbi del sonno che generano. Dopo cena, chi spegne il cellulare? Entro la mezzanotte, chi lo spegne? Nessuno. Lo tengono sempre acceso e anche se prendono sonno alle 11 a mezzanotte, poi magari arriva il bip, il messaggino, la vibrazione. Alle 2 di notte si svegliano e chattano, mandano i messaggi, quindi non dormono, capito? Le domande sono: ma se tengo il cellulare sotto il cuscino è pericoloso? Non ti chiedono mai, è pericoloso non dormire a lungo. Ecco, questo sta diventando la condizione, lo stile di vita devastante e quindi quelli più fragili soccombono. Ed è il fenomeno che si è sviluppato in questi ultimi 10 anni, cioè da quando la tecnologia informatica ha fatto il salto di qualità 2010, 2009, 2010, che per il cervello di un adolescente è diciamo, un'attrazione più forte della cocaina o della cannabis, perché le aree del cervello che ricevono questi stimoli sono le stesse e nell'adolescente sono sviluppatissime, quindi sono anatomicamente vulnerabili gli adolescenti da questo punto di vista. Un adolescente su due, invece, ha affermato Luigi De Gennaro, professore ordinario di psicobiologia e disturbi del sonno, non dorme la quantità di sonno raccomandata dalle linee guida internazionali. A fronte di questo, poi spiegato, non c'è solo un disturbo in sé, ma ci sono anche delle conseguenze, alcune immediate, altre a lungo termine. Quelle immediate sono le defiance diurne, i cali di attenzione, la diminuita prestazione, rendimento scolastico. Ma purtroppo c'è un rischio anche per disturbi successivi ai disturbi del sonno, disturbi depressivi, il rischio di suicidalità e in generale una ricaduta negativa che aumenta il fattore di rischio di disturbi di salute in maniera indifferenziata, ovviamente senza creare allarmi perché parliamo di fattori di rischio, però evidentemente non intervenire su questi disturbi del sonno ci lascia questa zona probabilistica di aumentato rischio di patologie come la depressione, il rischio di suicidalità e i disturbi di salute e quindi in qualche modo suggerisce ulteriormente, se non ce ne fosse bisogno, di intervenire appropriatamente in questa fascia in qualche modo molto delicata e a rischio che è quella degli adolescenti in età scolare.